Aspetta, sono confuso. Chi è che paga gli uomini della televisione? Ovviamente il governo. Sì, ma stiamo attenti, che cos'è l'informazione? A Vespertini piace tornare indietro nel tempo. Torniamo all'etimologia. Cos'è l'informazione? Informazione è quando io, Vespertini, dico qualcosa che tu non sapevi a te. Le uova sono ovali. Dentro le uova c'è una cosina morbida che se tu la mangi ti dà tanta sostanza. È un'informazione, è un'informazione. Io l'ho detta a te, tu la dirai a Franco, Franco la dirà a, non lo so, Gertrude, a Domitilla. E questa informazione si espande. L'informazione. Però, dagli anni 50 in poi, 50-60, è stata creata la televisione. Televisione. Uno strumento interattivo in tempo reale che ti permette di collegarti sonoramente e visivamente, quindi di conseguenza cerebralmente, ad altri esseri viventi. E chi è che gestisce la televisione? La televisione è stata creata dagli scienziati, chiaramente dai ricercatori, dagli sviluppatori, la televisione. E la televisione, come appunto abbiamo detto poc'anzi, è uno strumento che collega le persone. Ora io voglio che voi facciate mente locale, pulite il cervello. E immaginate, così a occhi chiusi, immaginate cosa sarebbe successo, o cosa succederebbe in effetti, cosa succederebbe se in televisione venissero trasmesse le cose che noi vogliamo. Immaginatevi, se anziché esistere uno studio televisivo, esistessero 60 milioni di studi televisivi. Il che vuol dire che ogni italiano manderebbe in onda quello che lui vuole. Immaginatevi, non c'è più Rai 1 e Rete 4. O comunque, se ci sono, trasmettono solo le cose che diciamo noi. Una sorta di grande fratello globale, nazionale, online. Sarebbe da spararsi nel cervello. Voglio che per un attimo immaginiate se i vostri vicini, i vostri amici o voi stessi, se voi aveste la possibilità di trasmettere in televisione, in diretta, quello che volete voi. Sì, ci siamo capiti. Sarebbe follia pura. Però che cosa succede di conseguenza? Di conseguenza succede che il governo, resosi conto che la televisione è uno strumento magnifico, ma anche pericoloso, il governo decide di, chiaramente, ottenere il monopolio della televisione. Quindi, da quando la televisione esiste, come dire, come si dice, aiutatemi ragazzi, trasmette soltanto le cose che vuole il governo. Beh, e così è. Non sto dicendo niente di eccezionale. La televisione trasmette quello che vuole il governo. È ovvio, è ovvio. Ora, chiaramente la televisione non può essere gestita dal governo, deve essere gestita da un subordinato, qualcuno che sta sotto il governo, ma che ha le dirette dipendenze del governo, che viene pagato profumatamente e viene pagato sia per stare buono, sia per tenere la bocchetta chiusa. Chiaramente, se io voglio che i subordinati dicano quello che devono dire, devo stare ben attento a cosa scrivo, a cosa non scrivo. Devo essere un bravo regista. Regista. Sapete, ragazzi, quando ero piccolo, una volta ho pensato a qualcosa. Il pensiero fu il seguente. Per quale motivo nei telegiornali deve per forza succedere qualcosa? Ci avete mai pensato? Ditemi che ci avete pensato. Per quale motivo
Devono esserci per forza delle notizie nuove. Quanti anni avete voi? 15, 20, 30? Vi ricordate di un giorno in cui non ci sia stato il telegiornale? Ve lo ricordate? No, no. La televisione non è fatta per essere zitta. La televisione è fatta per funzionare 24 ore su 24. La televisione è fatta per trasmettere sempre, sempre, sempre. La televisione è fatta per trasmettere sempre. Non deve passare un giorno senza che la televisione sia muta. Questo è un ordine. I telegiornali devono trasmettere sempre, a costo di inventare le notizie. Oh cielo, che cosa ha detto? Inventare le notizie? Vuol dire che quello che sento nel telegiornale è finto? Ritorniamo indietro, forse non mi sono spiegato bene. Governo, televisione, subordinato, governo. Quante possibilità concrete ci sono che alcune delle informazioni che ci arrivano sono manipolate o addirittura completamente fasulle? Io vi sfido, andate in televisione alle 5 di notte, alle 6 del mattino e cliccate un qualsiasi canale, quel canale trasmetterà. Trasmetterà. La televisione è uno strumento che è stato creato per essere sempre acceso. Sempre. E i telegiornalisti sono pagati, vengono tenuti in vita col preciso scopo di dire quello che vuole il governo. Capito, ragazzi? Lo strumento dell'informazione. Qualche anno fa Veronesi, che credo sia un dottore, non lo so, tipo ministro della salute, Veronesi, Veronesi ha detto che il pomodoro è anticancerogeno. Veronesi ha detto che mangiare i pomodori fa bene. Oh. Avete capito, ragazzi? Per fortuna il ministro della salute italiana ci ha detto che se vogliamo evitare di stare male, dobbiamo mangiare i pomodori. I pomodori. Accidenti, la televisione, lo strumento dell'informazione. E se non me l'avesse detto Veronesi, io probabilmente sarei, non lo so, avrei il cancro nel culo, o nei capelli, o nella maschera. Ma Veronesi mi ha detto che i pomodori fanno bene. Cazzo, fra qualche anno, nel 2020, Veronesi, sperando che sia... Veronesi ci dirà che i broccoli fanno bene alla pelle. E nel 2030 il figlio di Veronesi, che si chiamerà, non lo so, Veronesi III, Serse III, ci dirà che il mais fa bene ai capelli, alla vista. Ma siamo in una nazione governata da Fabio Volo. Scusatemi. I pomodori fanno bene. Mangiate l'insalatina, ve lo dice Veronesi, anzi ve lo dice Vespertini che l'ha sentito da Veronesi. Ma mi stai prendendo per il culo? Ma mi stai prendendo per il culo? Il ministro della salute dice che i pomodori fanno bene. E perché me lo stai dicendo? Mia nonna, 100 anni fa, stava meglio di Veronesi e non aveva la televisione. Adesso già a 35-40 anni le persone sono calve, sono curve, sono malaticce, con la pelle bianca, tutti screpolati, tutti tristi, pieni di rughe. E Veronesi mi dice che i pomodori fanno bene alla salute. Quando là ci sono persone che hanno vissuto 100 anni, 90 anni, 80 anni. Ci sono maestri di yoga di oltre 80 anni che si mettono il piede nella testa, altro che pomodori. Ma è sicuro che questa scatola sia davvero informazione?
Informazione. Le uova sono buone. Informazione. Dopo la notte c'è il giorno. Arriva un momento in cui la informazione diventa disinformazione. Oppure, attenzione, occultamento di informazione reale. L'attentato. Cos'è un attentato? Un attentato vuol dire che io, senza che tu lo sappia, faccio questo. Senza che tu lo sappia, faccio questo. Attentato. Io creo una situazione di panico e una situazione inusuale dove prima non c'era niente. Chiaramente possono esistere anche i complotti, come per esempio le metropolitane londinesi che esplodono. Così. 2001, qualcuno fa secche le torri gemelle e improvvisamente tutte le cellule terroristiche di Al-Qaeda si svegliano e fanno esplodere il mondo. Improvvisamente gli arabi sono dovunque e tutti gli arabi, chiaramente, gli arabi sono dovunque e tutti gli arabi si fanno saltare in aria.